the seven sun. Oggi presentiamo il romanzo Un giorno per disfare di Raffaele Riba, pubblicato da 66 and Second, casa editrice di Roma, che sta pubblicando libri molto interessanti e anche fuori dal mainstream, cioè dalla pazza folla comune. Caro Raffaele, la tua è una scrittura sofisticata, questo libro tratta temi anche molto complessi, ma vediamo di organizzarci. Intanto, come ti è venuta l'idea del romanzo? L'idea del romanzo è venuta nel 2011, quando stavo facendo un piccolo viaggio stampa a Disneyland Paris. All'epoca ero molto appassionato di etologia, no? Quindi lo studio sì, del non di giostre, di etologia, mi raccomando. E le giostre di conseguenza ti fanno divertire, uno pensa agli animali mentre sarei in giostra. Ero appassionato di etologia, quindi lo studio del comportamento umano-animale. E in particolare una teoria che si chiama la teoria del vicolo cieco evolutivo. Che dice? Non spaventatevi, no, spiega è un po' bene, cerchiamo di tradurla in brodino. Facile. In natura ci sono delle specie che sviluppano delle caratteristiche che sono insieme utili e dannose per la specie stessa. Per esempio, il fagiano nel periodo dell'accoppiamento mette queste ali lunghissime e coloratissime, e più le ali sono lunghe e colorate, e più il fagiano ha la speranza di accoppiarsi. Però allo stesso tempo le ali lunghe e colorate sono un impaccio quando deve volare e sono molto visibili per i predatori. Io ero a Disneyland Paris, pensavo, salendo sulle giostre, a questa cosa e vedevo questo posto assurdo in cui c'erano uomini travestiti da animali veri come le paperelle che andavano nelle uvole e i bambini non guardavano le paperelle, guardavano. E allora ho pensato che anche l'essere umano aveva un po' questo vicolo cieco evolutivo. Con la testa è riuscito a fare grandi cose, a montare su filosofie, scienze, a fare posti come Disneyland Paris, che sono posti assurdi, dove il castello della Bella Addormentata è un castello vero. Non stronchiamo il programma delle famigliole con i bambini. No, assolutamente. Però anzi, tu sei uno scrittore filosofo e quindi permettetegli questa devastazione. Questa noiosa, tra l'altro. E quindi, niente, andando lì, mi sono accorto che anche l'essere umano ha questo vicolo cieco evolutivo. È capace di fare grandi cose, ma poi alla fine si traveste da animale. Veniamo nella storia, ma intanto vestiamola. La copertina è molto bella. La copertina è un'installazione di Pascal Bernier, esposta a Parigi. A Parigi. E già ci dice molto la copertina, perché dà un significato di questi animali in cattività. Malati, tra l'altro, sono malati, sono tutti curati con fasciati. Bende, sembrano usciti da un CTO artistico. Seminiamo i primi personaggi. Il personaggio, se vogliamo, principale, ma ce ne sono alcuni, è Matteo Danza. Chi è Matteo Danza? Matteo Danza è un ragazzo di 27-28 anni che parte da una piccola cittadina del Cuneese, nasce, cresce, vive lì per i primi anni della sua vita, e poi ad un certo punto frequenta l'istituto dal Pozzo di Cuneo. Sì, e poi ad un certo punto parte perché i suoi studi lo portano in Francia. Lui è un ricercatore in campo dell'etologia. Sì, esatto, lui è un biologo che poi si specializza in etologia. E per sbarcare il lunario, per vivere, per campare, va a lavorare quasi come contrappasso a Disneyland Paris. E cosa fa quando va a Disneyland Paris? Si veste da Pluto, cioè è uno di quelli che si mettono questo costume, il figurante, insomma, che si mette questo costume da Pluto e diverte i turisti, intrattiene i bambini, balla quando ci sono le sfilate nella Main Street, che come tutti sapete a Disneyland riproduce esattamente la cittadina nel Missouri, nel Missouri in cui è nato Disney. Quindi questo non si sa, ma lo saprete bene dal romanzo. Questo è un primo personaggio, è un personaggio introverso, è un personaggio che tende, scusate, a una sorta di deriva e anche a un processo sempre più ossessivo
di ragionamenti circa l'evoluzione dell'umanità, elabora una teoria, breve aggiornamento sull'umanità, quindi lui scrive dei quaderni. Sì, esatto. E addirittura a un certo punto, dove vivrà a Parigi, nell'ultima parte, crea un laboratorio. Sì, in casa lui è l'animale uomo nella città e allora cerca di portare in questa piccola stanza parigina in cui vive tutto ciò che può. Lui parte per delle lunghe passeggiate sulle rive della Senna, dove ormai le case non ci sono più, dove c'è l'erba al posto del cemento. Non ci sono manco più gli impressionisti, quindi... cioè, sulle da solo, a gesticolare in questa natura, e si porta, campiona gli insetti, dei piccoli animali, e se li porta in casa e crea dei piccoli ambienti... Terrari, acquari. Ma torniamo indietro, cioè torniamo alla partenza del romanzo. Maggio 68, quindi hai subito un riferimento fortissimo, e un'altra dei protagonisti si chiama Agnès Dupont, ed è una diciottenne che partecipa. Che cosa ci dici di, e cosa succede qui? Perché innesca un po' delle, tra l'altro innesca tutto uno spostamento da Parigi alla Costa d'Azzurro. Costa Azzurra. Sì, perché Matteo, prima di arrivare a Parigi, passa per Nizza, dove conosce, in realtà, magari ne parleremo dopo, sì, la figlia. Che è un altro personaggio fondamentale. E, Agnès stessa, che nel libro è una donna di... Ormai di 40 anni, 50. 40-50 anni. Invece fa il percorso opposto, da Parigi si allontana, insomma, si dice che la Francia sia Parigi e poi che non ci sia quasi niente intorno. No, allora lei si allontana dalla città di Parigi per andare verso il mare, verso la natura, verso... Ma di fatto rompe definitivamente con i genitori, sì, perché questo è anche un romanzo delle rotture dei rapporti, oppure i rapporti si esauriscono. Sì, lei come Matteo e come gli altri personaggi, vedremo magari dopo, sì, si allontanano quasi per paura di andare veramente a fondo di un legame. Lei si allontana da Parigi perché non riesce a instaurare un rapporto adulto, è ancora considerata bambina, è sempre considerata bambina, e per evitare di mettere i piedi nell'impronta già messa a terra dai suoi genitori, decide di rompere, e la scusa è che conosce questo ragazzo studioso di letteratura italiana che le promette una casa col cane e dei figli sulla Costa Azzurra. Allora loro partono una notte di febbraio, di marzo, e fanno tutta questa traversata verso il sud della Francia. Sì, e avrà da una figlia che si chiama Christiane. Da questo incontro, sì. Poi naturalmente i due si separano, perché come abbiamo detto è un romanzo delle impossibilità affettive anche, e entra in gioco Christiane. Sì. Che dive bambina, poi ce la ritroviamo. Ce la ritroviamo adulta, a riconoscere, a conoscere, a incontrare e a frequentare Matteo. Ecco, i due si incontrano. Esatto. Tra l'altro Costa Azzurra, Antibes, Cap Ferrat, e cominciamo a seminare anche un'altra cosa che crea poi l'aggancio anche con l'etologia. C'è un parco zoologico e due scimpanzé. Questi scimpanzé gli hai dato, almeno il padre al figlio scimpanzé, perché c'è anche una scimpanzé femmina, ma gli hai dato il nome dei due protagonisti di Aspettando Godot, sì, Estragone e Vladimiro. E ha inserito questo elemento dei due scimpanzé che cambiano, di un po' com'è la situazione. Sì, la situazione è anche un incrocio diverso di come l'essere umano appunto incontra la naturalità. Matteo la studia, è uno studioso della natura, mentre Christiane, la figlia di Agnès, che diventa la fidanzata di Matteo, è un aspirante regista teatrale che studia questo spettacolo abbastanza particolare qui in una piazza di Antibes, sotto questa cappa di vetro, dona la possibilità a Vladimiro ed Estragone di provare la cattività. Quindi sotto questa cappa di vetro questi due scimpanzé, con una piazza completamente
al buio, e loro due sotto questa cappa di vetro completamente illuminato si trovano a dover gestire questo stato di chiusura e cominciano a essere veramente animali. Quindi in realtà Christian, prima di portare a termine, a compimento questo spettacolo che ha pensato, deve selezionare questi due scimpanzé. Infatti io ci tengo, ti ringrazio, perché io, come personaggio del libro, mi piace che vengano annoverati anche i due scimpanzé, che sono effettivamente un po' il controcanto dell'essere umano. E in questo libro, che vuole proprio mettere un po' per mano il mondo animale e il mondo umano, questi due personaggi, qui ci sono anche uno scoiattolo, sì. Cioè questi due personaggi, i personaggi animali, hanno un valore affettivo per me profondissimo. Ci sono degli animali, questi animali per esempio vengono anche loro separati a forza, per esempio lo scimpanzé maschio e la femmina, studiati da un professore, il professor Guerin, che poi sarà il mentore, bisogna vedere, dovreste leggere, perché ci sono delle vicissitudini, anche aspetti psicologici non indifferenti. E Guerin diventerà un po' il mentore del nostro Matteo. Ma manca un personaggio a tutto questo, ed è un personaggio a cui si lega poi il Riff, il collante, lo Scooby-Doo che gira in tutto il romanzo, che lega le vicende. E quindi questo Jacques Vian, che è un giornalista di Le Monde, parlaci di Jacques Vian. Sì, dunque il libro comincia il 12 aprile, quando c'è l'anniversario di Disneyland Paris, e in una data così importante a Disneyland Paris si fa una parata. Quindi Matteo è fra loro, è fra queste persone, è fra il pubblico che si accalca sui bordi di Main Street. E fra queste persone, con Matteo in mezzo che viaggia con la tuta da Pluto, c'è anche questo Jacques Vian, che è un giornalista di Le Monde. Però è un giornalista di Le Monde messo un po' ai margini del giornale, perché come tutti i personaggi del libro, tra l'altro, incontra la versione di questo vicolo cieco evolutivo di cui parlavo prima. È malato di Parkinson e ha questo dubbio sulle cure da effettuare, che sono cure molto delicate quelle per il Parkinson. E viene messo pian piano in margine del suo giornale. Lui era un esperto di politica, di società, di cultura, però pian piano viene messo in margine e viene mandato a inaugurazioni o cose di questo tipo, e viene mandato a questo anniversario. E ad un certo punto Matteo fa una cosa, il libro comincia con 5 scatti fotografici, cioè quelli che... Fermo immagini. Proprio primo scatto e si descrive, secondo scatto e si descrive ciò che succede, questi 5 scatti riprendono questa scena in cui c'è un cortocircuito fra il mondo animale e quello umano. Perché Matteo cosa fa? Matteo si toglie la testa di Pluto, si slaccia il costume, prende questa bottiglietta che aveva nascosto sotto il costume, se la vuota addosso e si dà fuoco. E questo, a riprendere questa scena, c'è Jacques, che scatta queste 5 fotografie e intuisce che dietro a quel gesto lì c'è un messaggio, qualcosa da raccontare. E da lì il libro parte. E il libro diventa un lungo reportage emotivo della vicenda di questo ragazzo e di tutte le persone, Christiane, Agni, che sono collegate a questa vita e a questo messaggio. Questo Jacques Vian, il giornalista, è un sofferente. Poi il Parkinson, sappiamo, inizia in maniera subdola, dei segni non così chiari, e poi ha una progressione veramente umiliante e devastante. Ma quello che a me ha molto intrigato, anche perché ha molti riferimenti in tutte le nostre generazioni, tu hai i tuoi riferimenti, io i miei, per esempio i monaci tibetani, i bonzi che si bruciavano, si ardevano vivi, cioè, questo sacrificio cosa rappresenta? Che poi una pira, è un fuoco di morte e di autoeliminazione. Sì, è un'immagine forte, e io non sono per le scene urlate, non amo le scene urlate, però è un'immagine forte perché il messaggio che Matteo vuole dare è forte, e sostanzialmente il suo messaggio è quello di tutti gli etologi, cioè facciamo attenzione, perché noi esseri umani in realtà siamo un po' come degli animali in gabbia, ci siamo costruiti questa gabbia meravigliosa, siamo circondati da comodità,
E però la nostra evoluzione culturale che ha permesso tutto questo è in realtà molto più veloce della nostra evoluzione biologica. Il nostro corpo deve ancora scappare o rincorrere una preda e spesso il nostro malcontento, la nostra insoddisfazione, la nostra frustrazione deriva da queste due evoluzioni, quella culturale e quella biologica, che non sono andate di pari passo. E Matteo dice solo questo, facciamo attenzione, non si tratta di buon selvaggio, non si tratta di ritornare, di sapere che siamo comunque ancora degli animali bellissimi, degli animali sofisticati, degli animali alti sotto tanti punti di vista, ma siamo ancora degli animali. Quindi lui vuole dare questo messaggio, perché secondo lui è un messaggio di salvezza, secondo lui è un messaggio che vale la pena diffondere, perché sapere chi siamo ci aiuta a regolarci meglio. E allora, dopo tutta una serie di tentativi che lui fa, perché scrive questi quaderni, cerca di pubblicarli, non riesce a farlo. Allora, ecco, dopo tutta una serie di tentativi, decide di fare questo gesto, cioè di darsi fuoco. Tra l'altro, sembra quasi, ma questa è una mia interpretazione, che rappresenti anche la frustrazione dell'autore, non tu, di un autore, verso questi famosi famigerati rifiuti editoriali. Perché nel romanzo tu ricostruisci in maniera perfetta, direi, queste famigerate, umilianti lettere che si ricevono di rifiuto, anche alcune motivate, però in definitiva sono ustionanti. Sì, lo attribuisce alla vicenda di Matteo, e quindi lui che presenta queste sue teorie a grossi editori tipo Gallimard, eccetera, eccetera. Ma tu come autore, sembra quasi che ci sia una parte di te anche di vissuto in questi rifiuti così drammatici. Io, per esempio, nel mio piccolo ne ho ricevuti, e vi assicuro che l'idea che ti ricevi un giorno sotto forma di cartaceo una bella spalmatura di olio con un'altra che quasi sorridendo o con un cinico giudizio ti fa ciac, non è piacevole. Sì, non è piacevole, ma non so se dire è necessario. Credo che chiunque abbia scritto sia stato rifiutato. Ci sono delle lettere meravigliose, sì, famosissime, su da Melville, sì, Fitzgerald, che viene, cioè, ma veramente tutti credo che abbiano ricevuto delle lettere di rifiuto. La fattoria degli animali, Orwell, questo libro è da buttar via. C'è una letteratura intera di rifiuti editoria. Di letteratura. E, alcune volte è per miopia delle case editrici, degli editori, alcune volte è perché effettivamente poi le idee hanno bisogno di tempo e di sostanza e di fatica, no? E allora magari le idee devono essere elaborate e dopo una bella lettera di rifiuto magari uno si rimette su e cerca di... Oppure per maldigestione dell'editor che ti scrive. Oppure per maldigestione dell'editor. O per crisi coniugali, insomma, le variabilità sono animali, molto animali. Sì, questo è... Poi c'è un altro animale di cui mi piace parlare, perché Matteo è molto affezionato, sebbene è andato via di casa, e non sono personaggi che tornano facilmente a casa, se quando mai fanno ombre e ritorno, Leon, il cane. E so che anche tu hai un cane. Sì. Che qual è il rapporto tra Leon e il mio? Sì, tra te e Matteo, tra Leon e il tuo. Allora, il rapporto fra me e Matteo è un rapporto di rispetto. Non sono io, Matteo, nonostante ci siano poi dei riferimenti. Ho prestato delle cose a Matteo della vita mia, ma è normale, come spesso succede. Non sono io. Matteo è un personaggio del quale non sono mai riuscito a essere amico, nel senso che non sono mai riuscito a incontrarlo più di tanto. L'ho sempre visto, osservato benissimo, perché ci ho dedicato 4 anni, quindi lo conosco molto bene, ma indirettamente, un po' come Jacques lo conosce direttamente. Matteo è il personaggio che si conosce indirettamente, quindi è una persona che ammiro molto, è una persona che però ha un radicalismo che non condivido. C'è una lettera che il fratello di Matteo, molto dura, che gli scrive.
E sembra quasi una lettera che tu come autore a un certo punto scrivi al tuo protagonista e gli dici, uè Matteo, che... E lo bacchetta, in effetti gli sottolinea dei suoi aspetti molto, molto accidentati e molto anche imprendibili, sfuggenti. Cos'è sì, questa lettera perché... che ti sei sentito di scrivere al tuo protagonista? Sì, Matteo se ne va via, come detto prima, dopo le superiori, dopo l'ITIS del POT, dopo le studi in chimica, prende parte, va a Nizza e poi pian piano si sposterà a Parigi. Ed è evidente che in qualche modo questo è un abbandono o una fuga. E, tornerà appunto solamente in un momento della storia ben precisa del suo cane, del suo amato cane. Tornerà in famiglia solo per questo tipo di richiami e di motivi. E ad un certo punto il fratello scrive questa lettera a Matteo dicendogli sono anni che sei via. Sono anni che sei via, i nostri genitori stanno invecchiando, abitiamo in questa casa in campagna molto grande, loro fanno fatica a gestirla, fanno fatica, devono lavorare tutti i giorni. E io sono in un momento della mia vita in cui anch'io vorrei fare quello che hai fatto tu, vorrei andare via, vorrei studiare lontano, vorrei studiare a Bologna, vorrei studiare, ma non posso farlo. E non posso farlo perché sono rimasto l'unico bastone per i genitori che quando te ne sei andato via erano giovani, adesso sono invecchiati e hanno bisogno di una mano. E io non riesco, non ho il cuore di andare via. E allora ti richiamo un attimo, Matteo, e ti dico, fai qualcosa, vedi se riesci a essere più presente, vedi se riesci a permettere di diventare grande. E anche di permettere l'espressione di una certa libertà di questo fratello. D'altra parte ritorna questo tema perché Agnes, ormai adulta, cinquantenne che abbiamo detto, tornerà a Parigi, ma dopo un'assenza di più di 20 anni trova il padre assolutamente invecchiato, si può dire una decadenza, e svuotato di voglia di vivere, e la madre che era morta da tempo. Ci sono questi, quindi, queste incomunicabilità irrisolvibili, irrisolte e inesorabili comunque, che non possono mai più essere in qualche maniera riparate. Ci sono anche delle immagini riguardo i pesci morti, c'è un'immagine al mercato di Nizza o di Antibes, dove la protagonista riflette molto sui pesci morti. E i pesci morti sono chiaramente metafora di tante cose. Sì, la scena è questa. Lei ha, dalla storia con Matteo, ha portato in dote, no? Una vita che ha deciso di non far nascere. Ed è evidente che il suo corpo si è messo... Il tema del feto morto, dell'aborto. È evidente che quando succede una cosa del genere nel corpo della donna, il corpo della donna si prepara, si mette al lavoro per ospitare questa nuova vita. E di nuovo, no? Se noi decidiamo, se l'essere umano decide di essere più veloce del proprio corpo e quindi di interrompere la gravidanza, c'è di nuovo questa idiosincrasia fra mente e corpo. E lei ha questa reminiscenza, questa tristezza, questa mancanza che continua a essere nei suoi pensieri e in questa mattina al mercato, mentre sta per andare a prendere il giornale, a prendere il caffè, soffre particolarmente di questa reminiscenza, di questa nostalgia. E i pesci morti, sì, diventano il richiamo, la freddezza, il quietarsi del movimento piano piano fino alla stasi completa. Nei suoi quaderni, per concludere, Matteo Danza scrive e leggo, o vuoi leggere tu? Leggo perché fa capire la finezza lessicale e la profondità di quello che Raffaele scrive. Grazie. Generazione dopo generazione, mutamento dopo mutamento, sentite la... Il ritmo, la vita, si è garantita una varietà di organismi in grado di farla proliferare, ma per capire meglio, ancora una volta, la fatica che dobbiamo fare è quella di spostarci da questo presuntuoso baricentro in cui siamo messi. Lo abbiamo già fatto quando il sole ha finito di girare intorno a noi e dobbiamo rifarlo ora, scostarsi un altro po' e vedere come l'evoluzione non lavori affatto per ottenere l'essere vivente migliore o quello perfetto. Noi.
less about me. But soon enough you will care by the time I'm done. Let's have a ball and a biscuit, sugar.